Renata, buongiorno, sono un vostro cliente. Ho ricevuto le prime due bollette della luce e del gas, sulle quali vorrei qualche chiarimento. Allora, vuole il dettaglio della fattura? G24 002 9056. Angelo Cristofanetti. Perfetto. Allora, io il contratto che ho stipulato tramite telefono, sia come offerta che come chiusura del contratto, mi è stato precisato che il gas sarebbe costato 0,45 euro a metro cubo, cioè 45 centesimi. Ora io mi arriva sta bolletta relativa a febbraio, il consumo è di 9 metri cubi corrispondono a 4,05 a quel prezzo. Allora, perché in questo caso i 39,41 la spesa della materia gas naturale, essendo una fattura di cortesia, non è presente soltanto l'indice, appunto, il PSD per i 9 metri cubi consumati, ma oltre a quel costo di 45 centesimi sono presenti anche le varie tassazioni dell'ente regolatore, cioè di ARERA, e il nostro PCV, cioè il nostro guadagno di 5,82 euro. Però non è soltanto le 39 euro di materia prima. No, aspetti un attimo. Cioè il vostro guadagno di 5 euro. È 82, quello che avviene applicato sempre nel primo importo. Sempre nel? Nel primo importo, nella prima voce, spesa per la materia gas naturale e spesa per la materia energia. Vabbè, ma da 4 euro a 39,41 ci passa di più di 5 euro. Ma deve considerare che, appunto, oltre alla materia prima, su una fattura ci sono anche le tasse variabili e tasse fisse che vanno applicate, appunto, nella prima voce. Quello che ne è stato indicato è il costo, appunto, soltanto della materia. Però oltre a quello ci sono comunque altre spese da far fronte. Ho capito, ma io ho chiuso il contratto su questi termini, poi ho chiesto qualche altra cosa, mi hanno detto guardi che lei paga di meno perché l'operatore nella sua regione quindi paga solo 4 euro di spesa di trasporto e gestione contatore, qua vedo 8,40, ma addirittura 14,18 sulla bolletta della luce, cioè stiamo fuori dalla grazia di Dio. Io mi sento truffato da sta cosa. Adesso al di là del fatto del contratto, quello che prevede il contratto, a me mi è stato detto 0,15 e 0,45. Punto. Effettivamente il costo del punto, l'indice di servizio, sono 15 centesimi per l'energia elettrica e 45 per il gas. Però deve considerare che, appunto, oltre alla materia ci sono anche le altre spese da considerare, cioè non è che c'è soltanto. Scusi, me le specifica queste altre spese, quali sono? Che me le segno? Per quanto riguarda l'energia elettrica, sì. Il dispacciamento che è un onere di ARERA. Un onere di ARERA? Esatto, che sarebbe chi gestisce i contatori qui, appunto, in Italia, ecco. Poi le perdite di rete. Vabbè, ma la rete è vostra, se ci avete una rete con la Brodo, il problema è vostro, non è mio. Però le perdite di rete, cioè, non è che è il fornitore che deve considerare, sono comunque vanno al cliente, ecco. Vabbè, ma su, ascolti, allora il consumo era 108 kilowattore, no? Quanto incide sta perdita di rete, tutte queste cose? Allora, se non ci
circa il 10% della materia, le superfici di vita. Quindi io consumo 108, è come se ne avessi consumati 118. Esatto. Ah, poi? Poi c'è il dispacciamento. Che sarebbe Arera? Sì, sempre le tassazioni di Arera. E quanto prende su Arera su 108 kW? Allora, il dispacciamento sono circa il 30% invece. Megazzoni. E a fronte di chi? Che servizio mi fa a me Arera? Ma Arera sarebbe chi gestisce proprio il contatto, cioè sarebbe le tassazioni statali. Sono? Le tassazioni statali, cioè per mantenere attivo un contatore, ad esempio, anche se non ci fosse stato un consumo, ci sarebbero state sempre queste tasse di Arera. Proprio perché dice il contatore è attivo, quindi io ti metto questa tassa sopra. Ripeto, su una fattura di 91,21 euro, che è quella della luce, a quanto sei? Il 30%? Esatto, sì, del consumo. Ammazza, questi stanno lì, gli daranno a scrivere. Si paga effettivamente, cioè, quello che ha consumato, si paga più di tasse piuttosto che di materia prima. Perché se fa il calcolo 15 centesimi per 108 kW non è che viene... E le spese per onere di sistema, che io qua vedo 3,67 sulla luce, e quanto, che cosa sono le spese di sistema? Allora, quella è la tassazione che applica lo Stato, che sarebbe il 22% sulla bolletta della luce e il 4% sul gas. No, perché poi c'è l'IVA. Oneri di sistema. Arriva proprio un altro onere, cioè sono oneri differenti. Ah, vabbè. Quindi questa sarebbe l'IVA allora. Spese. L'IVA è quella che vede proprio c'è tutto IVA. Eh no, c'è 2,45 euro di IVA, imposte, 2,45. Quindi l'oneri di sistema a sto punto che sono? Allora, le imposte sono l'imposta erariale che dopo 150 kW, perché ho un contatore di 6 kW, vengono applicate. Allora, siccome questa è la prima bolletta, io ho consumato 108 kW, se i primi 150 sono... i primi 150 kW sono esenti. E io ne ho consumati 108, non dovrei pagare nulla. Cioè per il contatore domestico, se il contatore è 4,5 è inserita, quindi per lei è 6, comunque vengono inserite anche se è prima di 150 kW. Ah, quindi però non c'è scritto qui sulla bolletta, sulla fattura non l'hanno precisato. Se prima 150 kW sono tanti da imposta, però fa riferimento soltanto ai clienti che hanno un contatore normale, quello da 3. Oh, e invece per il gas che mi dice? Allora, il gas, sono altre voci per quanto riguarda il gas. Spese, trasporto e gestione 8,40, a parte che la fatturazione è di un mese, no? A me mi hanno detto 4 euro perché il gestore sta nella sua regione. Allora, prima si calcolava sì effettivamente così, però adesso invece viene calcolato prima una quota fissa di circa 5 euro di trasporto, quindi anche se non ci fosse stato consumo, sempre 5 euro, e poi per ogni metro cubo consumato sono circa 22 centesimi. Quindi se avesse consumato ad esempio 100 metri cubi, sarebbe stato il trasporto, questa quota fissa, più 22 centesimi circa per i 100 metri cubi. Cioè non è più come prima che magari... Ma come prima quando, scusa? No, ma già l'anno scorso non era così il trasporto, cioè non si calcolava, cioè non variava. Allora, siccome questa è la prima fattura che ricevo, adesso non mi ricordo il contratto quando l'ho chiuso, ma mi sembra che l'ho chiuso a gennaio, e a me non mi è stato detto che c'era questa cosa, mo salta fuori. Perché era ancora la vecchia, cioè la vecchia appunto, i vecchi tassoli. Ci hanno aspettato a me per cambiare.
ma quindi cambiano, cioè, cambiano all'ordine del giorno, cioè, non è che okay. È sempre uguale, si varia sempre purtroppo il mercato dell'energia. Vabbè, io adesso, guardi, adesso mi rivolgerò a chi di dovere, perché la Meloni aveva detto via le accise, via tutte queste cose. Quegli altri due, Schlein e Conte, stanno a litigare, facciamo piazza pulita perché bisogna essere precisi, una cosa e un'altra, e noi stiamo in mezzo così a prendere schiaffi dai gestori di luce e di gas. Mi dispiace, ma lo dovrò fare, che gli devo dire? Non è possibile, proprio. Lei va a votare il 9 giugno? Sì. Ecco, allora faccia una bella cosa, mi dia retta a me, per levare tutte questi impicci e queste cose, lei sulla scheda ci scriva 10 volte per le europee Angelo Cristofanelli, ce lo scrive 10 volte... io non concorro, però mandiamo un segnale, capito? Perché io levo tutto, se dipendesse da me, levo tutto, se prendo 100.000 voti, levo tutto, d'accordo? Va bene, va bene. La saluto, grazie, arrivederci. Buona giornata, arrivederci. Anche a lei. Grazie.